Quando devi descrivere una caratteristica di un prodotto o di un servizio e la caratteristica non è precisa, le persone che ascoltano la tua descrizione fanno fatica ad assegnargli un valore. Un conto è dire che una persona è forte, un conto è dire che la persona è uno Schwarzenegger. Questa associazione ci permette di capire subito quanto è forte quella persona. Questo è molto importante perché noi abbiamo delle scorciatoie mentali che ci permettono di fare delle associazioni veloci con cose che conosciamo per dare un valore a cose che non sono precise oppure che non conosciamo. Facciamo un esempio oggi con un prodotto, una colla molto forte, appunto. Si tratta di una colla appunto molto forte che serve per montare delle cose anche sui muri. Come facciamo a dire che una colla è ultra forte? Senti che ultra forte, forte, fortissima, in realtà è un po' generico. Dobbiamo trovare un'associazione. Come facciamo a trovare un'associazione? Beh, dobbiamo chiederci per le persone, per la persona media, che cos'è che attacca tantissimo oltre la colla, anzi più della colla? Potrebbero essere ad esempio dei chiodi. Un chiodo attacca di più nella tua mente rispetto alla colla, no? È più sicuro. E quindi noi prendiamo questa associazione per far vedere, per comunicare, insomma, che questa colla è fortissima. Ma poi facciamo anche qualcosa di più, quello che si chiama un'iperbole, cioè esageriamo un po' perché vogliamo dare un nome particolare a questa colla, un nome che rimanga nella mente delle persone, ma soprattutto che dia subito l'idea della forza della colla. È quello che ha fatto Pattex con questa colla, che ha chiamato Mille Chiodi. Bellissimo questo nome, perché? Proprio perché ti dà subito l'idea che questa colla è ultra forte, come se tu avessi messo 1.000 chiodi, sono tantissimi, su una struttura per tenerla ad esempio contro un muro. Ecco, questo è il lavoro che dovresti fare quando comunichi qualcosa di te oppure qualcosa di un prodotto o di un servizio e c'è una caratteristica che non è molto specifica, forte, elegante, straordinario, sono tutte poco specifiche. Tra l'altro, alcune di queste descrizioni vengono dette da tutti. E quindi trovare un'associazione è un modo per posizionare subito nella mente della persona quella caratteristica e anche per renderla memorabile. È più facile ricordarsi 1.000 chiodi, ad esempio, di altri nomi, magari che non hanno un significato. Questo è un buon esercizio di scrittura e anche di naming, perché no, per creare appunto un'associazione molto positiva con un prodotto. Questo è uno dei tanti lavori che facciamo nella Masterclass di Copywriting di Content University, 5 mesi intensissimi per scrivere molto bene online. Guarda il percorso introduttivo, ti aspetto per vedere lo stile della scuola e poi per iniziare, se vuoi, un magico viaggio, molto intenso ma magico, nel mondo delle parole.